Ciao a tutti e benvenuti alla settima stagione di Doctor Chef. Sarà una stagione un po' diversa, vorremmo porre l'accento, come sapete noi ci occupiamo di educazione alimentare ormai da tempo, vorremmo però quest'anno fare un percorso con voi dove vi racconteremo un po' di paradossi che siamo in questi tempi moderni, tra virgolette, costretti a vivere, no? Parlando di alimentazione, di contraffazione degli alimenti, di attenzione alle scelte. E in questo caso vogliamo parlare di come ripartire purificando il nostro corpo, quindi faremo una ricettina a base di carciofi un po' particolare, in realtà abbastanza banale, nel senso una ricetta della tradizione, ecco, Sì, a qualche passaggio però. proprio banale, banale no, però non è neanche complicato. Esatto, per riportarvi un attimino Allora, una consapevolezza. dentro c'è una crema che contiene cumino nero, contiene curcuma, contiene origano, quindi disinfettanti, antiossidanti, sostanze veramente nutrienti. E poi abbiamo all'interno il carciofo, che è un fiore, attenzione, la cinarina, cioè il principio attivo del carciofo è con tutte le foglie, nel fiore ce n'è molto meno, va bene? Però è buono e saporito e dentro è stato messo il pane raffermo, quindi il pane grattugiato che è pane raffermo, che è fondamentale per un sacco di motivi che Che mai. dopo gli raccontiamo, voglio dire, Sì, mica possiamo svelare tutto quindi c'è altrimenti. dentro delle piccole sostanze, delle piccole quantità che permettono una depurazione davvero notevole del corpo e Senza quindi rinunciare al gusto e alla tradizione, tra senza rinunciare, l'altro. tra parentesi, tradizione non nostra, ma questi sapori sono marocchini. Il rasellanuzzi, la ricetta invece è un po' rivista. Ma comunque io direi Rivista. invece adesso di menarci in Andiamo a argomenti, vedere di farla. andiamo di là e facciamola. Perché è lunga. Allora, vi abbiamo introdotto la puntata sulla purificazione, quindi io oggi vi farò dei carciofi ripieni con una crema di topinambur, che sarebbe questa cosa qui. Sta radice. Ok, esatto. Mi sono già portato avanti in alcuni passaggi perché altrimenti sarebbe stato troppo lungo. Ve li spiego velocemente. Questo è stato semplicemente pelato e messo a bollire finché non diventa morbido. Questo è il risultato. Andremo a frullarlo successivamente con un po' di brodo di verdure e lo aromatizzeremo, scusatemi, con questa spezia particolare che si chiama Rasellanut. Fondamentalmente è base curcuma, ci sono dentro un tot di sapori, ma è una spezia marocchina, si usa per fare il tagine di solito. Daremo un po' di colore, un po' di sapore al nostro Ecco, ricordatevi che il topinambur. topinambur, questa radice, è utilissima, è praticamente la sostanza, la pianta più ricca di inulina, quindi è un potente nutrimento per i batteri, soprattutto per i bifidobatteri, ha un solo grosso problema, che è in grado di fornire materia prima per produrre grandi quantità di gas. Quindi sappiate che se uno mangia il topinambur e poi ha gonfiore addominale Eccessivamente. eccessivamente è dovuto proprio alla presenza del topinambur. Però il topinambur va bene per i batteri, li alleva, li cresce, fa tutto. Quello che i batteri non mangiano diventa materia prima per produrre Beh, insomma, anche i molto. fagioli, no? Fanno un po', però uno li No, mangia lo stesso con parsimonia. non c'è comparazione. Ok, È 10 a vabbè, adesso non 0. spaventiamoli troppo, perché sennò No, dopo però. sembra una ricetta che fa. Ecco, no. Allora, Cioè, se pensiamo al produce ripieno gas, intanto, no. no? Dunque, questo è pan grattato integrale. Adesso io andrò a grattugiare uno spicchietto d'aglio. Se avete lo spremiaglio, meglio, io l'ho dimenticato a casa e quindi devo fare così. Dell'aglio, del parmigiano, del prezzemolo e della menta, che con i carciofi è la morte sua, come si dice, come direbbero a Roma. Ok? Lo fanno i carciofi alla Giudea. Giudia. Giudia. Ecco, Allora, aglio, parmigiano. tra mesi poi il pane grattugiato, voi sapete che è E gli diamo una utile prima mestata. perché il pane grattugiato è pane raffermo. Assolutamente, certo, Poi bravo, l'ho dimenticato di specificare, ma questo è questo è poi prezzemolo. prezzemolo, anche qui una bella stritazzata.
Allora, per i ripieni, diciamo che potete andare un po' a sentimento. Senti. Mento. Nel senso. Sì, ma sei scemo che... di tuo lo fai. Ci metti l'impegno. Diciamo che il concetto che volevo dire era, in base a come vi piace di più, se vi piace un po' più mentoso, prendete un po' più di menta, diversamente bilanciate di più mente prezzemolo, ok? Questo intendevo dire. E poi sentimento, nel senso, non è vero, dovete farlo come lo faccio io, se no è inutile. Questa cos'è? Questa è menta. Bene. Perché è proprio, allora, noi anche cuochi... Anche questo si può sbattere? Allora, si deve, ok? Perché quello che fa uscire il profumo è sempre rompere, guarda. Sì. Sì. No, è sempre questo perché rompe le fibre. Ovvio che nel momento in cui andiamo a tagliarla ci rompo. Hai capito? Per cui non serve. Non serve. Mi raccomando, il prezzemolo cucinatelo sempre. Non prendetelo mai crudo perché il prezzemolo crudo contiene l'apina, che è una sostanza tossica abbastanza pericolosa. Punge. Punge, sì. Fa male. Ok. Adesso qua bisogna sporcarsi le mani. Vabbè. Fatto questo, un po' di sale. Però. Beh, metto cos'è qua? Come che lo chiami tu? Un nulla, guarda, ne metto un altro po'. Ma no, ma devi ma è tanto. Ma no. Ma hai mai mangiato salato? Io ti correggo le aspirine ai pazienti? No. Così è. Quello che serve. Carciofi. Cubi. Allora, intanto io scaldo un po' qui. Carciofi, attenzione che il carciofo queste contiene... sono delle mammole, scusami, dopo ti faccio parlare intanto che li riempio. Questi sono delle mammole, io li ho sbollentati e tolto la barbetta centrale, pulite le foglie esterne più coriacee. Sì. Ma che cosa? Non voglio esagerare. Dal punto di vista della botanica, che cos'è il carciofo? Un fiore. Bene. E il principio attivo che noi abbiamo, cioè la cinarina, va bene. Ah, me la ricordo questa cosa che uno non cenera. È contenuta tanto nel fiore quanto nelle foglie, ma la foglia è carta vetrata. Quelle esterne quantomeno, ok? Allora, vedete, a casa mia si direbbe bedduchino. A bello. Casa tua sei bergamasco. Anche bergamasco. Uno. E li facciamo tutti così, ok? Nel frattempo che poi loro cuociono. Ecco, il carciofo è una sostanza depurante. Fa molto bene, esatto, perché qui il nostro argomento è come depurare un po' il nostro organismo, sì, mangiando, no? Visto mangiando certo, c'è ovvio. C'è il tarassaco, c'è il carciofo, però il carciofo... In generale l'amaro, no? Amaro. Le verdure amare, soprattutto quelle invernali. Quindi anche il cardo. Cardo mariano è stupendo per il fegato, tarassaco, asparagi, la fumaria, tutte erbe meravigliose. Fumaria va molto bene con la cinarina. Sì, assolutamente sì. Era sottile, fumaria, cinarina. Pensate che lo devo sopportare da tantissimo. Ma non è vero, non mi vedi più ormai. Lo so, meno male, infatti sto meglio. Quando vieni a trovarmi però, perché mangi? No, mangio anche quando lo vengo a trovarti, non sì, è che però, mangio solo quando gli sei te. È com'è la differenza tra scegliere e decidere però, sì. Tra nutrirsi e mangiare. Allora, questo via. Ora, qui abbiamo fatto scaldare un po' l'acqua, perché? Perché noi andremo a fare un fondo di acqua e olio e mettiamo dentro i carciofi, così, ok? Dovranno cuocere un po'. Diciamo questi quattro. Ecco, un'altra cosa che vi consiglio, le pentole sempre sulla dimensione di quello che andate a metterci dentro, ok? Se avanza spazio, come in questo caso, ci mettete una patata, qualcosa che tiene fermo, chiudiamo, ci vediamo tra circa 20 minuti e vediamo che cosa è successo. Nel frattempo io vado a preparare la crema di topinambur. Ok, questo via, qui diamo una passata, un minuto che risistemo il set e ritorniamo.
Adesso facciamo la crema di topinambur. La crema di topinambur, esattamente. Allora, loro vanno intanto e avranno bisogno del loro tempo. Ci mettiamo un po' di... Senti, allora, ti sembrerà che sa tanto di curry, ma in realtà il curry non c'è neanche all'interno e non si sentirà per nulla alla fine questo gusto, anche perché io non amo il curry particolarmente. Neanche a me piace. E voilà. Questa è una polvere marocchina. Sì, guarda, allora qui lo trovi anche scritto: curcuma, farina di riso, coriandolo, cumino, fieno greco, cumino nero, sedano, origano. Cumino nero anche. È una spezia che usano. Il cumino nero. Scusami, questo è brodo di verdure, ok? Chiaramente preparato in precedenza, tutto a freddo, sedano, carota, cipolla, facciamo bollire e ridurre di 2/3. E la cosa buona è questa, il cumino nero. Un secondo, adesso ti do spazio. Ok. E poi lo regolate un pochettino a vostro piacimento, ok? Più denso, più liquido. In questo caso io voglio una crema, quindi la voglio un pelo più morbida. Però, ripeto, un po' come vi piace. Ok. Fatto. Allora, stavo dicendo che dentro c'è la nigella sativa, detto anche cumino nero. È una spezia che nelle tombe egizie si trova sempre in grande quantità, perché si dice nei geroglifici egizi che questa sostanza cura tutto tranne la morte. Per cui nelle tombe c'era tantissime canopi di queste anfore con dentro il cumino nero. Per okay, questo motivo. Assaggiare? Proviamo. L'avventura. Vedi che il curry non c'è. No. In effetti è una roba. Sembra tanto, quando lo annusi sembra è curry. Poi lo mangi e non c'è più. Curcuma e farina di riso. E ricordatevi che la curcuma era l'oro dei re magi. Perché è una sostanza che praticamente cura quasi tutto. Quindi quando noi parliamo di curcuma, parliamo di una sostanza che è in grado di dare un aiuto su molteplici attività. Poi c'è dentro la nigella sativa, il cumino nero, che cura tutto tranne la morte. Poi abbiamo il coriandolo, il fieno greco, origano, il sedano e l'origano, che sono tutte spezie che fanno molto bene, no? Belle questi carciofi, come si chiamano questi carciofi? Mammole. Sì, ma a parte che sono di stagione adesso, Sì, quindi sono, come abbiamo detto prima, è importante. Per chi dovesse vedere la trasmissione in tempi diversi, le mammole crescono in aprile, va bene? Perché sennò, se magari lo vedono a settembre. Vabbè, certo, se vedete una replica poi vi diciamo che sono di stagione, giustamente, ci date dei cretini, però immaginate voi. La mammola è di adesso. Esatto, allora, loro si devono ammorbidire. La crema l'abbiamo preparata, dateci 12 minuti e ritorniamo. Allora, è passato il tempo, quindi andiamo a scoprire, non cosa c'è sotto, ma a scoperchiare, e andiamo a impiattare praticamente. Io ho sete comunque, cioè in questa stagione, guarda, parliamo troppo di salute, io ho capito che l'alcol non è proprio, però insomma, un bicchierino. Un bicchiere di spumante? Per concludere un bicchiere di vino. Per concludere la felicità. Per far morire in gloria i carciofi. Esatto. Allora,
Guardate qua, bam. Questi si mangiano proprio... Si mangiano da soli. Sì, questi si mangiano con le foglie, cioè foglia a foglia. Adesso, intanto che lui apre il vino, io vado a impiattare. Allora, sul fondo ci metteremo la nostra crema di topinambù. Eccola! Auguri! Così. Et voilà. Qua gli diamo un'ultima piastratina di quelle. Così. Ok. Scusami se ti passo davanti. Ora, intanto che loro prendono proprio quell'ultimo sfrigolino. Ci metto su un attimo di menta? Sì, io adoro la menta. Devi sapere. No, la menta è buona. Adoro, a prescindere dal buono o non buono, insomma a livello di salute intendo, proprio mi piace da morire. È buona. Soprattutto quando è estate, eccetera, è proprio una cosa fresca per come la vedo io. Ecco, una cosa buffa è questa. La menta è bianca, l'estratto della menta, ma la gente la menta la vede verde, per cui colorano la menta di verde, ma la menta è bianca. Hai capito? Allora, prendiamo questo, ne useremo uno solo perché ovviamente va a porzione. Allora, questo si apre. Okay. Brucia. È caldo? È buono. Loro via. Il fiore si è aperto e ha donato tutte le sue bontà. Adesso questo per mangiarlo bisogna farlo raffreddare tipo un 30-40 giorni almeno. Perché è andato. Però se uno avesse le mani di amianto tipo livello, le mie, no? A livello così. A livello ustione. Le prime saranno un po' coriacee, quindi io vi consiglio di non mettere tutta la foglia in bocca, sennò dopo vi rimane il bolo. Sì. E la mangiate così, man mano. E ricordatevi che non mangiate le, i petali. I petali, certo. Voi siete dei mangiatori di petali. Se proprio volete, lo potete anche tagliare a metà, ok? Man mano che arrivate verso il centro, ovviamente lui diventerà... Sempre più morbido. Sempre più tenero, eccetera, eccetera. Allora, ti passo l'onore. Questi li tolgo. No, gli occhiali no, non li buttare, che sennò io sono cieco. Sennò non sai dove mettere le forchette. Esatto. Ma allora, tanto non la mangio, adesso è troppo calda. Allora, facciamo che... E a livello di assaggio io. Assaggio che te c'è la bocca di fuoco. Ci penso io. Allora, prendiamo un po' di crema, due foglie. Veramente interessante. Allora... Che poi è semplice, pane raffermo. Sono, non dico tutti avanzi, ma... Ma insomma... Non no. Io mi riferivo al pane raffermo. La menta con il carciofo è fondamentale, gli dà tutt'altro sapore. Anche a chi non piace il carciofo vi garantisco che la menta gli dà... Comunque è difficile che non piaccia il carciofo, se è cucinato bene. A me piace, poi sai, io metto sempre le mani avanti. Assaggiatelo, non è bollente, sai, se vuoi lo puoi provare. Guarda, ti aiuto io. Così non soffri. Coltello più adatto per fare questo lavoro l'ho scelto io. Volevo prendere quelle interne, no? Che sono un po' più morbidine. Guarda che carino, vedi? Provateci. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Arrivederci.